adesso ci spostiamo di poco, in realtà, perché dagli Orazio scendiamo giù a Mergellina, quindi restiamo ancora nella nostra bellissima Napoli per vedere l'inaugurazione del nuovo store di Lamberti Moto e Ricambi, che appunto si trova a via Mergellina 8, dopo la sede centrale di Doganella, via Nuova del Campo 25C, tra poco arriveranno anche a Fuorirotta. Insomma, si stanno espandendo al massimo gli amici di Lamberti Moto e Ricambi, che offre appunto a tutti i napoletani il massimo dei servizi, dall'altro anche plurimarche, perché a via Nuova del Campo trovate Suzuki e Kimco, a via Mergellina tantissimi altri marchi, e poi a Fuorirotta ci sarà appunto la sede di Kimco Napoli. Ma adesso vediamo il servizio che abbiamo realizzato in questo, per questa festa inaugurale, con anche un'intervista molto simpatica al nostro amico Guido Lamberti Senior, colui che poi ha dato il là, no, tutta la generazione motociclistica della famiglia Lamberti, insieme a tante altre aziende che a Napoli hanno rappresentato sicuramente la storia del motociclismo. Andiamo a vedere. Arriva alla terza generazione la ditta Lamberti e, dopo Guido Senior e Antonio, ora tocca a Guido Junior, Michelle e il nuovo staff di Lamberti Moto e Ricambi inaugurare la seconda delle tre sedi che entro la primavera prenderanno il via a Napoli. La terza aprirà a Fuorirotta. Dopo la struttura di via Nuova del Campo 25C nasce la prima location distaccata di via Mergellina e precisamente al Civico 8, che ha aperto i battenti per offrire all'utenza di quelle aree partenopee il massimo dei servizi, grazie ai tanti marchi che Lamberti Moto e Ricambi rappresenterà in questo 2018. Il mondo delle due ruote in campagna quindi si arricchisce di una nuova struttura che fa capo ad una delle aziende leader del settore in campagna, ma non solo. Dopo l'ottimo lavoro svolto per i marchi Suzuki e Kimco, Lamberti Moto e Ricambi si affaccia verso altre aziende, creando una rete di cooperazione con altri concessionari che di fatto mai si era vista in passato. In questa rete entreranno i veicoli della gamma Honda, Kawasaki, Piaggio, Aixam e Ligier, ma saranno altre le sorprese che lo staff ha in serbo per gli utenti napoletani, grazie all'esperienza che questa famiglia ha maturato in 50 anni di attività. Si ricorda qualcuno in particolare, che ne so, un episodio di qualcuno, che un cliente che l'ha particolarmente colpita o che le è rimasta, diciamo, come con l'affetto nel cuore? Era un cliente particolare che aveva un GL 1500 Honda, che l'aveva tutto fatto d'argento, con tante cose, rumore, una cosa fantastica proprio. Dagli anni 80-85 erano gli anni. Che periodo era quello? Che moto giravano? Era il periodo della Honda 125 che facevano da testa. Penso di non sbagliare, perché mi sono pure un po' in salano. Quindi, ma comunque quello era un bel periodo. Tipo l'NSR, quella serie là. Bravo. Poi era il periodo che si cominciavano a fare le prime importazioni parallele sia degli MBK, degli SH, degli Scoopy. E si avevano grosse soddisfazioni. All'inizio erano solo motociclette di grossa cilindrata. Poi sono intervenute le motociclette più piccole, che hanno incominciato a creare un nuovo mercato che non avevamo prima. E poi a un certo punto è finito tutto. C'è stato un bel momento negativo, effettivamente. Fermato proprio tutto, che sembrava che era veramente difficile riprendere. E invece penso che adesso, dai numeri che sento, perché non controllo direttamente, vedo che stanno cominciando a ripigliare. Sì, lo so che ormai si è dato un po', diciamo, al pollice verde, un po' più verso il mare. È pure giusto, perché poi oltretutto uno esce fuori dalla generazione dei consumatori. Vabbè, quindi finisce anche per non essere più obiettivo, perché vede cose differenti e non riesce a prendere invece quello che debbono prendere i giovani, perché questa è un'attività per giovani. Questa è la terza generazione. Guido, ciao Guido. Ciao, buonasera. Michelle. Ciao. Speriamo di essere all'altezza della generazione passata. Tanti marchi, come mai tutti i marchi? Per cercare di
bravo, per accontentare tutti, per tutte le esigenze, per, no, per, i più, per le persone che vogliono di più e quelle là che vogliono camminare tranquilli, diciamo. Cioè, praticamente, visto che tra poco apriremo anche a Fuori Grotta, no? Cioè ti sei messo in mente di stare, di essere presente in tutta la bravo, città. Proprio perché a Fuori Grotta devi comprare solo il Kimco e là siamo monomandatari. Abbiamo deciso così. Qui invece vuoi un Liberty, vuoi un Honda SH o qualsiasi veicolo vuoi chiedere, noi cerchiamo di accontentarlo. Finanziamenti, noleggio a lungo termine, a medio termine e quant'altro. Senti, la location, la scelta apposta, ti piace questo quartiere? Ci piaceva questo posto, specialmente Largo Sermonita, noi siamo di, diciamo, di Posillipo, quindi non eravamo presenti da anni. Anni che siamo stati dall'altra parte di Napoli, quindi è stata voluta questa location. Ci saranno altri eventi qui, perché qui da, dal centro città qua si possono fare belle cose, no? Qua cercheremo di fare il massimo per gli eventi, per divertirci tutti insieme con i clienti. Non ci interessa di vendere le moto, vogliamo la partecipazione. Se poi qualcuno vuole comprare una moto, ben venga. Allora, ricordiamo, la sede principale che resta a Via Nuova del Campo, del Campo 25, dove puoi trovare tutta la nostra tecnologia. Qua piano piano cerchiamo di attrezzarci per cercare di essere all'avanguardia per quanto ci riusciamo. E poi presto arriveremo a Via Caio Duilio. A Via Caio Duilio poi ci impegneremo per dare il massimo. È il posto giusto dove prendere la moto. Appena si esce poi c'è una strada spettacolare dove si può testare la moto. Bene. Quindi è l'ideale. Allora, venite e non ve ne pentirete. Bravo. E in bocca al lupo da parte nostra, allo staff di Lamberti Moto e Ricambi. Avete visto quante soluzioni si possono trovare presso e questi store, vi ricordo, dopo la Doganella, Mergellina e tra poco anche Fuori Grotta.